Cristo. L'Eucaristia è la superstrada per incontrare Dio. Questo è il luogo che Dio ha scelto per te. Questo è il tempo pensato per te. Quella che vedi è la strada che Lui traccerà. Quello che senti, l'amore che mai finirà. Io devo farvi una confessione pubblica. Sono molto felice di rivedervi, perché dopo un periodo di distaccamento e a causa della pandemia prima, poi per l'estate dopo, riavervi nuovi in parrocchia con il vostro volto semplice, pulito e gioioso, mi riempie pieno di gioia. Per me prete è importante questo, non altro. Non è importante la chiesa piena, stracolma, ma è per vedere i vostri sorrisi, anche degli adulti, dove non ci eravamo più abituati. Per cui questa celebrazione, questa grande gioia mi caratterizza, perché l'Eucaristia è il dono che Dio ci ha fatto, che noi viviamo in diverse sfaccettature. E andremo e annunceremo che in Lui tutto possibile. E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere, perché abbiamo udito le sue parole, perché abbiamo veduto vite cambiare, perché abbiamo visto l'amore vincere. Sì, abbiamo visto l'amore vincere. I ragazzi hanno visto due miracoli eucaristici a Lanciano, in Italia, in Polonia. Quello della Polonia è molto più recente, 2013, Lanciano un qualche secolo fa. E vediamo come in tutti i tempi Dio si è reso presente. Noi a volte prendiamo l'ostia come se fosse un pezzettino di pane così. Però la cosa che noi dobbiamo denotare è che questo miracolo eucaristico non è avvenuto nel momento in cui i ministranti o chi per loro porgono sull'altare il calice e la patena, ma è avvenuto dopo che il pane e il vino è stato consacrato. Dio sa i suoi tempi, Lui sa quando deve presentarsi. Quindi potremmo su quest'altare anche stasera vedere bagnare l'ostia di sangue. Potrebbe accadere di tutto, il crocifisso che potrebbe sgocciolare, di tutto. E questo Dio lo permette in alcuni momenti per ricordarci che Lui c'è, che Lui c'è. Questo è il momento che Dio ha atteso per te, questo è il sogno che ha fatto su te. Quella che vedi è la strada tracciata per te. Quello che senti, l'amore che ti accompagnerà. Un sacerdote in crisi di fede celebra la messa e a stento ci riesce a credere. Eppure celebrava la messa da tanto tempo, ma c'è stata quella celebrazione di cui lui si è smarrito un po'. Diceva: ma com'è possibile che io, peccatore, posso trasformare il pane e il vino in Eucaristia? Non è possibile. Fu un periodo difficile per lui, molto complicato. A lui è accaduto, ad altri non è accaduto, ma lui sì, a Lanciano, mentre celebrava, l'ostia vi si trasformò in carne e si bagnò di sangue. Allora noi siamo interpellati in questa celebrazione che la messa dobbiamo seguirla tutta, perché a un certo punto, quando io imporrò le mani e farò scendere lo Spirito Santo sul pane e sul vino, queste si trasformano. E potrebbe accadere anche stasera un miracolo così. Mentre vedo la comunione, a qualcuno di voi potrebbe trasformarsi in un'ostia insanguinata. Nessuno ci dice qua non accadrà mai questo genere, non lo sappiamo. Ma accadrà sicuramente una trasformazione interiore, dove Dio ci ricorda che siamo figli Suoi. Che la croce, che qui è issata sull'altare, ci ricorda che Gesù ha fatto un atto d'amore molto importante, molto intenso e particolare
per ricordarci che nessuno è abbandonato, ma tutti siamo nei suoi pensieri, nel suo cuore. E andremo a annunciare nonché in lui tutto è possibile. E andremo a annunciare nonché nulla ci può vincere, perché abbiamo udito le sue parole, perché abbiamo creduto di te cambiare, perché abbiamo visto l'amore vincere. Sì, abbiamo visto l'amore vincere. Hanno preso l'ostia, l'hanno analizzata e hanno scoperto che era una parte del microcardio del cuore di un uomo che aveva molto sofferto e molto patito una grande sofferenza. E l'RH che hanno preso è uguale sia a Lanciano sia in Bologna, uguale a quello della Sacra Sindone. Fra poco voi riceverete quell'Eucaristia, ma voi lo sapete che potrebbe accadere anche quello che è accaduto a Lanciano o in Bologna. Anche qui potrebbe accadere che l'ostia si trasformasse in carne. Un grazie molto forte a voi genitori per aver condiviso e accettato questa soluzione per sovvenire ai bisogni di una prima comunione. Una volta l'avremmo fatto fra sabato e domenica, avendo la chiesa al trasbordo di tante persone, parenti e amici, e quindi la pandemia non ci ha permesso questo, ma voi avete accettato questa soluzione e io vi ringrazio. Mi sono sentito da voi molto capito, compreso, come se fossi uno della vostra famiglia. E infatti io penso che voglio essere così per voi, uno di famiglia. Voi senza dubbio non esitate a sentirvi tipi da famiglia parrocchiale, siete la nostra famiglia. Per cui vi dico davvero grazie con tutto il cuore, perché abbiamo regalato ai bambini un momento di felicità. Non è soltanto il regalo che può fare da contorno a questo momento, ma il fatto che abbiamo dato Gesù. E anche per voi genitori deve diventare un motivo forte per ritornare di nuovo all'Eucaristia, di nuovo a Gesù, pane vivo. Questo è il tempo che Dio ha scelto per te. Questo è il sogno che aveva su te.